dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettere ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo Cristo. Con l'Apostolo San Pietro, innanzitutto, noi ringraziamo il Signore di nuovo per il dono della preziosa fede che abbiamo ricevuto, la santa fede, come si chiama, divina e cattolica, la fede che ci rende partecipi della reale conoscenza della realtà, della verità su Dio, della verità sull'uomo, su chi è, sul suo destino, sul mistero del male, sulla vita dopo la morte, su cosa è bene e male, cosa è giusto e sbagliato, cosa è buono e cattivo. Chiunque abbia una fede ben formata, come disse Gesù nel Vangelo, ognuno ben preparato, è come il suo maestro, sempre usando le parole di Gesù. Ognuno ben preparato sarà come il suo maestro, quindi ben attrezzato per avere dei fondamenti solidi su cui stabilire in maniera santa i capisaldi della propria esistenza, l'orientamento della propria vita. È molto più importante di quanto noi pensiamo. Il primo grande passo che si fa quando realmente ci si converte è rendersi conto del patrimonio inestimabile che la fede divina e cattolica è, che tutti abbiamo ricevuto nel sacramento del battesimo, ma che quasi nessuno si cura di scoprire, di sviscerare in tutte le sue ricchezze, di approfondire per vivere una vita degna, ecco, vedremo addirittura divina e non semplicemente umana, grazie al dono che il Signore fa semplicemente a chi si prende la briga di
conoscerlo, di indagarlo e quindi poi di chiederlo, di cercarlo, di desiderarlo, di impetrarlo. Diventare santi, che è ciò a cui tende la nostra fede, è la prima richiesta che Gesù ci ha insegnato a rivolgere a Dio. Ed è l'unica preghiera che Dio sempre esaudisce. Sia santificato il tuo nome, significa sia santificato il tuo nome in me, che possa diventare santo io. E per diventare santo devo semplicemente, come dice San Paolo, vivere di fede e avere un'esistenza che è completamente orientata e guidata dalle verità di fede, che devo conoscere tutte e bene, assimilare, comprendere e ritenere con assoluta certezza, al di là di ogni possibile dubbio, contestazione, tentazione, critica o quant'altro del genere. La preziosa fede, fede che la Chiesa sono 2000 anni che custodisce, fedelmente ci trasmette e indefettibilmente ci raccomanda e ci insegna. Per mezzo di questa fede si diventa, quando la fede è viva, quando la fede è vissuta, partecipi della natura divina. Cioè la nostra fede non è semplicemente un porci dinanzi ad una serie di astratte verità che stanno poi in qualche modo lontano da noi e che attraverso poi la nostra pur doverosa opera ascetica e sforzo di metterla in pratica viene in qualche modo raggiunta, no? Insieme alla fede noi sappiamo che il Signore ci ha donato la grazia. E la grazia non è altro che la trasmissione in noi, quindi il riversare in noi la stessa vita di Dio. In teologia, con delle parole un po' tecniche, si parla di grazia increata, che è la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, e di grazia creata, cioè la partecipazione della vita divina che, attribuita alla persona dello Spirito Santo, viene fatta a noi e che passa anzitutto attraverso la ricezione valida, lecita e fruttuosa dei sacramenti. Basti pensare all'apice della vita sacramentale, che è la comunione eucaristica. Nella comunione eucaristica noi riceviamo lo stesso Gesù Cristo in noi, quindi non soltanto la grazia come negli altri sacramenti, ma addirittura l'autore della grazia. E quindi siamo partecipi della natura divina? Certamente sì, e questo è il motivo per cui la liturgia della Chiesa, per esempio, durante il rito delle esequie, incensa il corpo del defunto, perché pur nella peggiore delle ipotesi che quel corpo, ahimè, fosse stato abitato da un'anima che non si fosse salvata, supponiamo, Dio non voglia, però se è un'anima di cui si celebra il corpo in Chiesa, vuol dire che è stato battezzato sicuramente. Quindi c'è stato qualche momento della sua vita in cui quel corpo, eppur si consegna alla terra, è stato veramente tempio di Dio, non metaforicamente. Poi se sciaguratamente l'anima, usando male la propria libertà, avesse sciupato miseramente questo tesoro immenso, è un altro discorso. E questo lo sa soltanto il Signore, perché soltanto Lui è il giudice delle anime. Però quel corpo si incensa proprio a ricordare a tutti noi la nostra straordinaria, ecco, dignità, che non dipende soltanto dal fatto di essere per noi appunto battezzati creature di Dio. Ogni uomo, anche non cristiani, anche non battezzati, ha un'altissima dignità, l'idea dal fatto che tutti sono creati da Dio. Ed in questo senso ampio,
corretto, tutti gli uomini fanno parte dell'umana famiglia e sono in un certo senso ampio fratelli l'uno con l'altro. Ecco, però per i battezzati c'è una forma ulteriore, che è siamo figli per adozione, cioè noi riceviamo Gesù stesso, quindi Gesù è il figlio naturale di Dio, noi per mezzo della partecipazione alla sua vita divina diventiamo, ci insegna la Chiesa, quindi adottivi, e quindi abbiamo un legame, diciamo così, spirituale in quanto membri della Chiesa più grande, più forte, il più perfetto che ci possa essere. Ed è per questo che durante la liturgia il sacerdote chiama i fedeli, fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, non avendo nessun legame di sangue, ma essendo uniti da questo profondissimo legame spirituale che è più grande di quello che sussiste tra gli uomini dell'umana famiglia in quanto tale. E che cosa realizza la grazia in noi? Ecco, qui San Pietro ci fa una bellissima sintesi, ecco, di alcune virtù, non sono tutte, ma anzitutto la fede, quando è autentica, si mostra attraverso la virtù in generale. Nella virtù in generale sono, diciamo, comprese tutte le virtù che noi conosciamo, speriamo di ricordarle nel catechismo, le tre virtù teologali. Oltre alla fede ci sono la speranza e la carità, tutte infuse nel battesimo, le quattro cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Quindi una fede che non abbia la virtù, come insegna sempre la Chiesa, è una fede morta. Hai ricevuto tutto nel sacramento del battesimo, poi crescendo non hai coltivato questo germe, non hai fatto crescere la grazia, non hai approfondito la tua conoscenza di Dio e dei suoi misteri, e quella fede è come un albero che si dissecca, rimane un tronco, rimane, come dire, appunto questo tronco della fede che in ogni momento può essere rivitalizzato attraverso il reinnesto nella grazia che avviene attraverso la confessione, ma se questo non viene fatto è come un tronco in autunno, in inverno, senza foglie e senza frutti. Quando la fede è viva si vede dall'esercizio delle virtù. Queste virtù, molto interessanti, come dice San Pietro, portano ad una nuova conoscenza di Dio, perché la conoscenza che noi abbiamo di Dio non è solo intellettuale, anzi non è neanche principalmente intellettuale, ma noi Dio lo conosciamo tanto di più quanto, operando il bene, quindi agendo secondo virtù, ci rendiamo simili a Lui, perché Dio fa solo il bene. E se io faccio il bene, in qualunque forma e in qualunque modo, conosco, in un certo senso, ciò che Dio è. E più bene faccio, e meglio lo conosco. Ed è anche vero il contrario, e più lo conosco, e più bene faccio. Ecco. E questo, diciamo, insieme di virtù e conoscenza, poi porta ad una virtù che viene un po' più avanti in questo elenco, che è la pietà. La pietà non è il sentimento di pietà che abbiamo nei confronti del prossimo, no, la pietas è un rapporto intimo, affettuoso, devoto, personale, amoroso, bisogna dirlo, con Dio, che non è un estraneo, con un essere etereo, insomma, che forse sta in paradiso, sì, certamente ci sono tante verità, non le capisco tanto bene, oppure sta un po' lontano, meglio non allontanarsi troppo, se no capace pure che ci manda qualche fulmine o cose di questo genere. No, no. La fede, unita all'esercizio della virtù, che ci fa crescere sempre più nella conoscenza di Dio, inevitabilmente porta ad una grande intimità con voi. Chi non ha una grande intimità con il Signore vuol dire che non lo conosce. Chi non lo conosce vuol dire che pratica poco la virtù, chi pratica poco la virtù vuol dire che ha una fede poco formata. Temperanza, dicono i maestri di spirito che la temperanza, che è una grande bellissima virtù teologale, che ci, cosa fa la temperanza? Ci distacca dai piaceri terreni. Un grande ostacolo nella conoscenza di Dio è il fatto che l'uomo si accontenta, ecco,
delle piccole cose che c'ha su questa terra, dei piaceri effimeri, e purtroppo se ti riempi di piaceri effimeri non ti puoi riempire di quelli più grandi, o l'uno o l'altro. Quanto più tu cerchi la vita nelle piccole cose, nella televisione, nella gola, negli idoli del mondo, nei soldi, nei piaceri venerei o cose di questo genere, quantomeno conoscerai Dio. Sono proprio due mondi completamente eterogenei. E quindi la conoscenza maggiore di Dio, come dire, stimola la temperanza, perché porta a graduale distacco, anche cercato dalla creatura, dai beni di questo mondo, che diventano semplicemente mezzi che usiamo e non fini che ricerchiamo. Poi viene la pazienza. La pazienza è la capacità di sopportare con amore tutte le contrarietà e le sofferenze della vita, perché si è illuminati dalla fede, si è illuminata dalla fede la croce e il valore soprannaturale della croce. E per cui nasce nell'anima una grande tranquillità anche nel sopportare prove, sofferenze, tormenti, dolori, e una grande pazienza sia nei confronti dell'infermità del prossimo sia anche nei confronti delle proprie infermità. Una vita cristiana autentica, germoglia nell'amore fraterno, e qui ci sarebbero veramente da farci una meditazione a parte. Tutto quello che si vede oggi in giro nel mondo, e purtroppo a volte anche in certi ambienti di chiesa, è proprio il contrario dell'amore fraterno e della carità, cioè la delicatezza nel trattare le altre persone, il rispetto, come dire, il rispetto del buon nome, della buona fama, della stima doverosa del prossimo, fosse anche cattivo, fosse anche delle cose che non funzionano. Pensiamo oggi specialmente all'uso distorto, ecco, dei mezzi di comunicazione di massa, dei social network che ti prendono e mettono subito la berlina con nomi e cognomi, insomma, fatti, situazioni, piccoli o grandi che siano, a volte pensando anche di fare cose buone che diano gloria a Dio, ma sono peccati mortali gravissimi al suo cospetto. Non c'è Dio dove non c'è l'amore fraterno e la carità, meno che faccio, figuriamoci, dove non c'è un minimo di rispetto, insomma, della dignità del prossimo, tanto più doverosa quando poi si giunge a parlare, per quanto riguarda la vita civile, di governanti, che possono essere quello che vogliono, ma sono comunque governanti, e per cui bisognerebbe sempre avere un certo rispetto minimo nei loro confronti. Lo parliamo poi quando si mettono in mezzo uomini di chiesa. È evidente, insomma, che si viene meno anche proprio all'ABC della signorilità e del galateo, quindi figuriamoci dove si trovano l'amore fraterno e la carità. Quindi è bellissima questa bella sequenza di virtù, e San Pietro dice: attenzione, che chi non ha queste cose è cieco e miope. Lo dice lui, lo dico io, anche se pensa di vederci bene. E quando dice: cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione, la vostra lezione, vuol dire, vocazione non è vocazione a diventare prete o frate o suora, ecco, vocazione è vocazione alla vita cristiana, e elezione è quella ratifica, quella benedizione che il Signore dà alla nostra vocazione per la nostra buona risposta. Ricordiamo i passi del Vangelo dove Gesù dice: sono molti chiamati e pochi gli eletti, facendo proprio riferimento alla non buona corrispondenza alla grazia da parte di molti. E chi sta fuori da questo circolo, abbiamo fede, virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, pietà, amore fraterno e carità, è cieco, miope ed è ben lontano dall'aver confermato la propria vocazione alla vita cristiana, la propria elezione, figlio di Dio, e ad essere santo.
non si inciamperà mai se faremo questo, e questo sarà il punto, come dire, di partenza, l'apertura dell'ingresso nel regno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Una volta che si aprono le porte per un serio cammino di santità, la grazia di Dio sa trovare anche forme e modi per portarci grandissimamente di santità. Ma questo partendo dalla preziosa fede e arrivando alla carità. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento.